E ora intendo a Claudia Zucchetto, che insomma non scesi, politica impegnata in mille battaglie sulla vostra difesa della nostra, e oggi fino a San Reuso, saboggi della socioculturale che arrivò da Eliseo Spiga, un altro grande intellettuale sardo. Saluto a Claudia. Ma devo allora ringraziare me, da prima di tutto, Francesco Casula, per succumbito a questo evento, ai più importanti. Ma devo ringraziare per due motivi. Su primo, è questo, a livello personale. Su secondo, è per l'opera visuale che creavo. E ora mi permettesi a voler seguire con la prima lingua straniera che avevo imparato e a voler continuare a seguire in italiano, teneva pazienza, soprattutto a Ivo, grazie a te, che mi perdona. Io ho visto con molta attenzione questa grande opera che ha creato Francesco Casula. Ed è perché è uno strumento che ha offerto a tutti noi sardi, non solo agli studenti, chiaramente il fatto che sia rivolto principalmente ai giovani ha la sua grande importanza, ma è importante anche per ciascuno di noi. Ci offre uno strumento per riappropriarci della nostra storia. Infatti è curioso come esordisce, no? Anche in tono, credo, un po' provocatorio, perché così fa riferimento a chi ha sostenuto, sbagliando, che forse il popolo sardo ha una storia, che forse la storia del popolo sardo è una storia dei vinti, per non citare poi autori francesi, molto snob, forti anche della loro tradizione coloniale, che li lasciamo perdere. Mi chiedo come può un popolo sopravvivere senza la sua storia. E mi chiedo come può il popolo sardo vantare una preistoria così esclusiva, così di straordinaria bellezza, come tutta l'era nuragica. Poi questo è un tema che affronta bene Eliseo Spiga, non solo, no? della cui cultura, della cui civiltà lui apprezza il senso delle collettività, delle comunità diffuse nel nostro territorio, anche il disprezzo per la grande città che poi si sarebbe mangiata tutto, no? Eliseo poi meriterebbe anche una riflessione sul discorso della decrescita felice, che è più che mai di attualità. Però voglio tornare sul concetto, cioè se il nostro popolo vanta la civiltà nuragica così avanzata, che sarebbe validissima anche oggi, come può non avere la sua storia? C'è qualcosa che non va. Cioè noi, il problema è un altro, è che noi abbiamo una storia che è stata sepolta. Una storia che è stata sepolta perché siamo stati oggetto come popolo di processi di colonizzazione per troppo tempo. E come si fa nei processi di colonizzazione a livello proprio universale, il primo atto delittuoso che viene commesso contro un popolo è quello di tagliargli la lingua. Si taglia la lingua e si impone la lingua del dominatore. Si nasconde e si seppellisce la sua cultura e la sua storia, perché solo così si può indebolire un popolo che perde la sua memoria storica, perde la sua identità, non è più nessuno e allora si domina meglio. Da qui l'importanza di questa grande opera. Non per niente ci ha impiegato 10 anni Francesco ad avere questo strumento, perché questo è uno strumento che ci aiuterà a riappropriarci della nostra storia, senza la quale noi non possiamo assolutamente vivere. Quindi questo contributo alla dissepoltura della storia sarda è un contributo veramente straordinario.
si cita l'Illio, e dell'Illio io vorrei ricordare la costante resistenziale di cui parla, e quindi quel senso di appartenenza forte che comunque in ciascun sardo è rimasta, cioè l'attaccamento alle proprie radici, sono radici robuste che ci hanno consentito, nonostante gli attacchi che abbiamo avuto nella storia, di resistere. Noi sardi, se dovessi dare una definizione, direi che siamo come alberi che sono nati in terreni molto difficili, gli alberi della Barbagia, ogni tanto penso, quelli che nascono con le radici che escono fuori dalla roccia. Noi siamo così, è per questo che resistiamo, ed è per questo che noi oggi, anche attraverso questo strumento, dobbiamo cercare di riprenderci la nostra storia. Una chicca che ha scritto Francesco Guimestibra Giammera, e anche questa io l'ho interpretata come grande provocazione, è il fatto che cita questa sorta di offesa che avrebbe fatto la Biblioteca di Repubblica, noto giornale nazionale italiano, che scrive 800 pagine di storia di preistoria italiana, escludendo la preistoria sarda. Allora si dice, ma questi sono così imbecilli da non approfittare dell'occasione per arricchirsi di una cultura così diversa e straordinaria. Io ho fatto una riflessione, Francesco, e ho capito che quegli autori delle 800 pagine di preistoria italiana hanno ben capito invece che la preistoria sarda è un'altra cosa, che nulla ha a che vedere con la preistoria italiana, per cui sono stati i primi a riconoscere che Sardegna non è Italia. Che dirvi? A questi autori di Repubblica, Ragusa ringrazio Meda, sa Giudala. Quindi, detto questa grande opera, un'altra cosa intelligentissima che ha fatto Francesco Casula è stato quello di accompagnarsi ai grandi testimoni della nostra storia. Ci sono pressoché tutti, e che lasciano la porta aperta, e Francesco ha voluto lasciare una porta aperta con tutti questi autori sui quali ciascuno di noi e il popolo sardo deve assolutamente tornare. Ne cito, non voglio tornare su Russo, non voglio tornare su Gramsci, ma non voglio citarli tutti perché sono veramente molti, ma vorrei ad esempio citare Cicito Masala, che ha avuto la lungimiranza in tempi non sospetti di dire attenzione al petrolchimico, state attenti a tutti quei modelli economici che non ci appartengono, stiamo attenti perché ci verranno importati, imposti violentemente, e ci lasceranno tragedie. A distanza di 50 anni, queste riflessioni e questo monito di Francesco Masala purtroppo lo stiamo vivendo in pieno. E così via, tutti gli autori che sono stati citati meritano l'approfondimento, meritano che ciascuno di noi li riprenda in mano come strumento di emancipazione. Lo stesso Eliseo quando diceva e scriveva ci hanno rovinato la vita. Di fatto nell'era nuragica il popolo sardo era un popolo felice. Perché era felice? Era felice perché innanzitutto non lavorava per vivere, come si fa adesso, anzi adesso non riusciamo neanche ad avere più lavoro per vivere. Ma allora la natura ti offriva tutto, e c'era questo equilibrio straordinario fra l'uomo e la natura. Non avevano bisogno appunto di grandi infrastrutture, per cui bisognerebbe un po' ritornare, non che si possa tornare così indietro nella storia, però
non trascurare quella che è stata quella cultura. E da lì poi col tempo arriva anche al discorso della decrescita, cioè freniamo questi processi economici violenti che stanno consumando le risorse della terra, quando noi non dovremmo fare questo, dovremmo frenare il consumismo, tornare a quella che era la nostra attività d'origine, l'ambiente, il territorio, vivere in armonia con questo. Infatti Eliseo Spiga poi se n'è andato in un momento in cui si è addirittura mimetizzato con la terra. Eliseo è tornato all'agricoltura, è tornato a una vita assolutamente essenziale. Io chiudo con questo grande ringraziamento per questo lavoro che fra l'altro ha dato uno spazio giusto, necessario e equo alla lingua. Perché non ne ho parlato sino ad oggi? E perché noi sardi spesso siamo portati addirittura a non parlarne? Non mica perché ce lo siamo dimenticato, perché è uno strumento così scontato per noi che siamo portati addirittura a non parlarne. Ma in questi testi emerge tutta l'importanza della riacquisizione dello strumento linguistico. Io vorrei chiudere qui per non rubare spazio, perché sono molto interessata ad ascoltare, quindi grazie a tutti.